Vive con sangue. Avanti così, cosa si deve fare? Si deve trovare una soluzione pacifica e la soluzione Se pacifica no lui come deve... voglio faccio. Tu vota lui come voglio. No, non lo so. Purtroppo è così in questo momento. Finché molto sempre gente. Povere gente. Beh, a proposito appunto Non di so, ma terrorismo non di ti posso Stato, dire se torniamo disastro, ma indietro non ho al giugno paura. scorso, quando ci sono state le elezioni dove l'HDP ha avuto il 13, quasi il 13%, io ero andata in Turchia come osservatore per le Sì, cosa devo elezioni fare? ed è stato, diciamo, c'era quasi, si andava nei piccoli villaggi, cioè eravamo a Diyarbakir e poi siamo stati un po' sguinzagliati nei villaggi vari. E diciamo la situazione cioè, si vedeva che era un po' tesa in alcune parti. E diciamo il sabato sera, a conclusione della campagna elettorale, nella piazza principale di Diyarbakir c'è stato il comizio dove alla fine doveva parlare Demirtaş, no? E lì è scoppiata una bomba, chissà perché è scoppiata la bomba, cioè sicuramente cioè il governo non voleva che l'HDP avesse tanti voti e quindi dice facciamo un po' di terrorismo e quindi nonostante questo ce l'ha fatta. Però abbiamo visto che poi a novembre ci sono state delle altre elezioni perché non ha accettato la vittoria dell'HDP, quindi cioè, il terrorismo di Stato è proprio sottile, ma c'è sempre. Scusa, nelle altre elezioni l'HDP è retrocesso nei suoi No, consensi non o... è, sì, ha perso un po' di consenso, anziché a giugno ha avuto quasi il 13%, a novembre ha avuto poco più del 10%, Che cioè, comunque è la soglia di sì, la soglia sbarramento. l'ha mantenuta, però ha Ha perso. E ha perso. perso perché appunto cioè è È stato stato tacciato utilizzato il terrore, sì. di terrorismo e quindi probabilmente ha perso voti. Questo, adesso non so quanti milioni abbia perso, però Circa un milione. ecco, esatto. Prego.